Buonasera, il caso di questa sera è agghiacciante. Come sempre state per assistere ad una intervista, l'ultima con una vittima predestinata. Ha deciso di parlare col mixer prima dell'esecuzione, prima di venire scannata definitivamente. Ascoltiamo la prima testimonianza. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre, dalla mia famiglia, dai miei amici e dalla vita ad essere uomo. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un mondo illiberale, governato da forze immature. Ho scelto di scendere in campo per andare al vero fondamento di ogni scienza, la coscienza. Ho scelto di scendere in campo per alimentare una conoscenza che non sia prestata a presumere la verità con gli strumenti della cosiddetta scienza umana, quindi fallibile, dando luogo a distruzione di umanità, delle umane speranze, del futuro, quello vero, per alimentare invece una conoscenza che possa essere strumento di libertà per la donna, per l'uomo, per la società. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le dimissioni da ogni sinapsi dei miei neuroni. Rinuncio dunque al mio cervello per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e, insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia in tutti questi anni, so anche quel che voglio. Ho un unico problema, italiane ed italiani, sono ignorante. E sì, un problema, però è anche una grande, enorme forza che mi spinge ogni giorno a lottare per i miei diritti, che sono i diritti di un intero paese, di un intero pianeta, a sperare nel passato e nel futuro, poiché il presente non è dato conoscerlo. La grande forza di questa innocente speranza alimenta la mia passione, la mia scelta di scendere in campo e di combattere contro l'ignoranza dello stesso Grande Fratello. Questo è il mio obiettivo. Obiettivo che ho anche la ragionevole certezza di riuscire a realizzare in fiduciosa, leale e sincera alleanza con tutte le persone che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo del Grande Fratello, The Big High. Il Paese parrebbe impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica, ma mai come in questo momento l'Italia, quell'Italia che giustamente diffida dalla superstizione, dall'ignavia e dai buchi della serratura, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle, creative e innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. È necessario un risveglio dal sonno, è necessario riprendere in mano la Costituzione, la legge, il diritto, la loro anima, il loro cuore, il loro profondo significato che è nella stessa lettera, nella forma e nella sostanza di quanto fu scritto dai nostri padri costituenti. È urgente recuperare la forza delle libertà, la forza della ragione, la forza della non rassegnazione, la luce del rispetto umano che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Gli orfani e i nostalgici del Grande Fratello non sono soltanto impreparati al governo, portano con sé anche un retaggio che stride e fa a pugni con le esigenze della democrazia e di uno Stato di diritto che confidino nell'apporto libero di tante persone, tutte diverse le une dalle altre. Il Grande Fratello non è cambiato, ascoltatelo parlare, guardate i suoi telegiornali pagati dallo Stato, leggete la sua stampa, non credono più a niente. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna.
Per questo siamo costretti a contrapporci al Big High, perché noi crediamo nell'essere umano, nella persona, nella famiglia, nella speranza, nella lealtà. Scusate un attimo. Bene. Noi crediamo in queste cose perché crediamo anche nell'amore, nel lavoro, nell'impresa, nella competizione, nello sviluppo, in ciascun individuo che ogni mattina si alza per affrontare la propria giornata, nell'efficienza crediamo, crediamo altresì nella libera concorrenza, nella solidarietà, crediamo infatti nella giustizia e nella libertà di Gubettiana e Rosselliana memoria. Se ho deciso di scendere in campo è perché sono profondamente convinto della necessità di costruire un nuovo movimento. Se ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento e se ora chiedo di scendere in campo anche a voi, a tutti voi, ora, subito, prima che sia troppo tardi, è perché sogno a occhi ben aperti, come vedete dai miei occhiali, a occhi ben aperti una società libera di donne e di uomini, dove non ci sia la paura, dove al posto dell'invidia e dell'odio governino la generosità, la dedizione, la solidarietà, l'amore per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Forza Tacchino. Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo. Non l'ennesimo partito o l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce invece con l'obiettivo opposto, quello di unire per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune. La storia d'Italia è una svolta da imprenditore precario, da cittadino e ora da cittadino che scende in campo senza nessuna timidezza, ma con la determinazione e la serenità che la vita in questi ultimi anni mi ha insegnato, vi dico che è possibile farla finita con chiacchiere incomprensibili e stupide baruffe televisive, catodiche e irreali, per passare a una società libera, costruita da persone liberamente vere e perciò veramente libere, nella ragione, nella conoscenza, nella fiducia e nella responsabilità. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, quello di un'Italia più giusta, più generosa verso chi ha bisogno, più prospera e serena, più moderna ed efficiente, protagonista in Europa e nel mondo. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per le stesse nuove e future generazioni, un nuovo miracolo italiano, che sarebbe miracolo planetario.